Dopo la laurea in medicina sono entrato nell'istituto del PIMI, missionario del PIMI, nello stesso anno, a settembre. Praticamente ho seguito i corsi di teologia, sono stato ordinato sacerdote missionario nell'84 e nell'85 sono stato destinato come prima destinazione a Bangladesh. In una città dove avevamo una missione. Ecco, la città di Rajshahi, che si trova a nord-ovest del Bangladesh, sul confine con l'India, sul Gange, sul fiume Gange. Ecco, e lì, accanto alla missione, c'era un centro di accoglienza per ammalati molto poveri di tubercolosi, che praticamente venivano mandati anche loro in città per una diagnosi. Però tornavano nei villaggi e praticamente c'era quasi totalmente venivano abbandonati a se stessi. Ecco, questa creazione e questo lavoro con loro, questa attività di presenza con loro, ecco, mi ha aiutato personalmente perché accanto a fare qualcosa per qualcuno, ecco, c'è stata proprio la realtà, l'esperienza del vivere con loro. La maggior parte degli ammalati che curavamo, essendo l'85% della popolazione appartenente alla fede musulmana, erano musulmani, quindi un centro di accoglienza per ammalati poveri, ecco, dove veniva data importanza alla centralità dell'ammalato. Non è solo la terapia medica, ma è il cibo, è l'accoglienza, è il fare visita loro nel centro 2 o 3 volte al giorno. È lo stile di fraternità, ecco, queste persone che inizialmente erano anche molto demotivate, anche molto stanche, molto deluse, no? Proprio perché nessuno le aveva aiutate, erano peggiorate. Ecco, rivedere rifiorire la vita, ecco, questa è una soddisfazione enorme dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista professionale. In Bangladesh la comunità cristiana, per esempio, è una minoranza e quindi ecco, si sente che è una minoranza, nel senso che la maggioranza è molto esplicita, la maggioranza musulmana è molto esplicita, ecco, perché nelle manifestazioni, eccetera. Quindi c'è dal punto di vista di queste comunità magari anche molto timore, queste comunità minoritarie, no? Motivazione fondamentale del nostro centro è stata il centro l'ammalato povero, ecco, che sia povero, ammalato e povero. Ecco, questo è stato, non c'entrava più il discorso del religioso, se erano cristiani, è stata una forte catechesi, direi, anche sul personale, perché il personale, essendo minoranza cristiana, era portato a favorire gli ammalati cristiani, ecco. Invece rompere questo schema attraverso appunto una formazione continua del personale, ecco, ha portato proprio a questa apertura, universalità. E quindi l'aiuto che viene attraverso l'ascolto è il confronto, ecco, con la vita di queste persone e la mia vita. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Ecco, l'essere passato poi una globalità e poi ecco l'unità tra l'essere sacerdote missionario e medico che è avvenuta attraverso la centralità della persona. Io ecco alla fine direi, io in Bangladesh ho ricevuto questo regalo di questa sintesi, perché quando uno arriva in una realtà come quella del Bangladesh c'è tutto nuovo, è nuovo la lingua, è nuovo il clima, l'alimentazione. I ritmi di vita è tutto nuovo, quindi c'è un periodo di adattamento che qui magari ci si era preparati, ma che comunque ognuno deve fare un po' i conti con la propria realtà, eccetera. Ecco padre, lei ha subito un attentato in Bangladesh a novembre scorso. Come ha vissuto questo momento difficile? Io ho vissuto questo momento anche come un regalo, cioè il Signore mi ha, come dite, mi ha miracolato perché questo è un dono,
Essendo anche medico, mi rendevo conto adagio adagio che gli esami che facevano, ecco, che sono stati fatti, quello che è stato evidenziato, ecco, poteva essere molto molto serio dal punto di vista, invece c'è stato un recupero progressivo, ecco, e questo è solo un dono che ricevono. Quindi dal punto di vista di quello che tocca a me, è chiaro, guardare e pensare a quelle persone che non ho conosciuto, che non ho visto, ecco, e che però hanno tentato, ecco, di togliermi la vita, ma non ho un altro regalo, è proprio quello di non ricordare, e quindi non ho un sentimento particolare se non di persone che magari non hanno conosciuto la realtà in cui noi lavoravamo, magari erano prese dall'esterno, non erano coinvolte, ecco, nella vita della gente. Ecco, anche perché io credo che questa situazione abbia colpito, cioè, in parte soprattutto le persone povere, le persone che utilizzavano i nostri servizi, perché loro non possono, loro vengono colpite e basta, ecco, quindi non possono difendersi, non possono vantare i loro diritti, ecco, subiscono e basta. Pensando a quello che mi è successo anche molto concretamente, oltre alla gratitudine c'è anche una scoperta di ripartire, di un nuovo inizio. Ecco, io lo chiamo nuovo inizio perché non è scontato niente. Cioè, per me recuperare a gustare alcune cose nella semplicità che magari non avevo sottovalutato, ecco, e sono cose molto belle, cioè vedere il sole, vedere il calore del sole, vedere il cielo, vedere, cioè, sono tutte cose, quindi c'è una gratitudine nei confronti della vita, una gratitudine nei confronti delle persone che mi hanno aiutato, una riconoscenza, ecco, e questo sentimento di questo nuovo inizio, ecco. E quindi questo è quello che mi guida anche un po' e mi aiuta tanto, ecco, diciamo anche nel desiderio di ritornare.